si tramuta in un avanzamento del pogoniano, quindi la mandibola cresce e il pogoniano va ugualmente indietro. So if you have this kind of change, even though the mandible grows, you have no advancement of the mandible, of the pogonion. Come possiamo correggere la seconda classe? La possiamo correggere in due modi, con delle apparecchiature che spingono e con delle apparecchiature che tirano. How can you correct the class 2 patients? You have devices that are producing pushing force and devices that are producing pulling internal force. Le apparecchiature più note, quelle che spingono, sono il Forceus e l'ERPS, sono le apparecchiature che sono più conosciute, più testate in letteratura. The most common devices, pushing devices, are the Herbst and the Forceus. Quelle invece che spingono, che pulling force, sono gli elastici di seconda. While the pulling interarch forces are the interarch elastics. Nella ricerca che stiamo facendo io insieme a te, insomma, la ricerca che stiamo facendo in vari gruppi, io ho utilizzato l'apparecchio di Herbst e dopo vedremo perché ho utilizzato l'apparecchio di Herbst, che è un apparecchio che è stato presentato per la prima volta al congresso di Berlino nel 1906. E poi è seguita una pubblicazione, un libro nel 1910. So in the research we are going on with, we are using Herbst appliance. The Herbst appliance was first shown in 1906 in Berlin, and then we have a book in 1910 from Emil Herbst. Adesso proviamo a vedere un caso. And then you will discover why Antonio is using Herbst, and now you see a case. In questo caso, questo è un caso molto facile, è un caso in cui abbiamo una seconda, sono casi semplici da trattare con questa apparecchiatura. This is an easy case to treat with these appliances, a class 2 division 2 patient. Si vede una, aspetta, metto qui il coso, una convessità del profilo incredibile, notevole, una notevole convessità del profilo. High convexity of the profile. E per fortuna c'è una notevole lingualizzazione degli incisivi superiori. And the fact that the upper incisors are palatal shift is a good opportunity. Alla luce delle nostre ricerche, di quello che sappiamo, la lingualizzazione degli incisivi inferiori è un fattore protettivo per le seconde classi. Più gli incisivi superiori sono lingualizzati, più la mandibola avanzerà. Poi spiegheremo il motivo. Yes, the more you have the palatal incisor, the upper incisors palatally displaced, the more you can correct the class 2. This is a good opportunity. La prima cosa che facciamo è aprire il morso. Aprire il morso significa vestibolarizzare gli incisivi superiori. Non dobbiamo intrudere, deve essere molto chiaro su questo, Marco. The first step is to open the bite and the mechanic is to obtain a labial movement of the incisors and not an intrusion. E quindi una meccanica molto semplice, vestibolarizzare è semplicissimo. E questo perché se noi creiamo vergetto, abbiamo la possibilità di avanzare la mandibola. Because if you create enough of a jet, you can enhance the position of the mandible, of course. E qui c'è l'apparecchio montato, è stata già fatta un'espansione, non ho le foto di questo, l'apparecchio di Herbst. This is the Herbst on the patient after expansion and alignment of the upper teeth. Non è un caso recente, perché qui di questo prima portavo i denti testa a testa, adesso non lo faccio più, però non vorrei, ti spiego che non possiamo entrare nelle tecniche che stanno sotto a quello che dirò, che sottintendono quello che dico perché non c'è il tempo. Comunque questo è quello che faceva Punchers, lui metteva gli incisivi testa a testa. This is a puncher's original approach, so you have to put the Herbst appliance edge to edge in position. Dopo che tolgo l'Herbst. This is after the Herbst removal. Vediamo che la correzione, c'è già una correzione della convessità del profilo, vedete che minimo, no? Si migliora. And you can see a profile improvement with the convexity that can get better. E questo è l'Herbst che utilizzo io. This is the kind of Herbst Antonio is using. È costituito da due Rollo Band, sono delle Rollo Band, sono, non so se le conoscono, sono delle bande più spesse.
You have two Rollo band in the upper. Antonio asked if you use this kind of bands. Poi c'è uno splint in resina. Then you have a splint in the lower arch. E due cerniere di Hermes sono queste qui. Acrylic splint in the lower arch and two tubes on the on the side. Si toglie, non è cementato, lo splint non è cementato perché i pazienti devono pulire i denti, i bambini devono pulire i denti. The acrylic splint in the lower is not fixed, is removable because the patient can clean the teeth. Non può essere completamente tolto dalla bocca perché è collegato all'arco palatale. La cerniera collega lo splint all'arco palatale. Quindi possono pulire i denti ma non possono toglierlo completamente. Patients can clean the teeth, but they cannot remove the appliance in the lower part of the appliance. Questo è l'Hermes, qui vediamo la cerniera, questa è la cerniera di Hermes, il Manley Telescopic Hermes, MTH. This is the MTH Hermes that Antonio is using, Manley Telescopic Hermes. Allora, il problema degli Hermes, il primo problema è che si frattura. Questo Hermes è stato programmato per ridurre al massimo la probabilità di frattura. One of the problems using Hermes can be the breakage of the appliance, and the use of these kind of bands can reduce this problem because they are thicker and more resistant. Le Rollo band sono più spesse, quindi più resistenti, e poi sono sabbiate all'interno per aumentare la ritenzione. So you have more retention and more thickness to avoid any problem. La chiave di successo di questo Hermes è principalmente lo splint in resina. The main advantage of this Hermes is the acrylic splint in the lower. È un apparecchio, perché lo splint in acrilico? Perché prima di tutto evita che non dobbiamo utilizzare bande inferiori, quindi si riduce del 50% la probabilità di frattura. You have the half of the possibility to have breakages in the lower using a splint, an acrylic splint instead of metallic. Poi permette il controllo verticale, quindi non ho effetti verticali, poi vedremo dopo un articolo. You have also a good control of the verticality. Poi blocca tutta l'arcata, quindi solidarizza tutta l'arcata. And the lower arch work together. In un unico di ancoraggio. As a unit, as a wall anchor unit. E poi quando avanziamo la mandibola si crea una pressione esagerata tra il condilo e l'eminenza. Mettendo lo splint in resina si riduce la pressione intraarticolare e quindi questo previene eventuali riassorbimenti condilari idiopatici. And the using of a splint, the acrylic splint can also avoid you any problem at the temporal articular joint. Using less force in the fossa and the condyle. Nel 2018 abbiamo scritto un articolo per capire, siamo andati a studiare quelle che sono le caratteristiche di questa apparecchiatura. In 2018 I wrote this paper to describe the characteristics of this approach. Abbiamo paragonato l'Hermes telescopico all'Hermes MTH. They compare scolpi. Questa sinistra. On the left you can see the conventional telescopic hamster. E on the right you have the quando noi confrontiamo i due tipi di apparecchiatura, noi abbiamo una riduzione drastica del numero di complicazioni. When you compare the two approaches, the MTH Hermes resulted in a smaller number of clinical complications, as you can read. Sono tutti casi consecutivi, avevo dimenticato di dirlo, e la percentuale di successo di questo apparecchio nel mio studio è del 99%. All these patients evaluated were consecutively treated and the success rate of this approach in Antonio office is about 99%. Ed è un apparecchio che mi permette di evitare la collaborazione. La cosa più bella è un apparecchio che i pazienti tengono 24 ore al giorno e che non richiede collaborazione.
So the patient have the appliance 24